campo, in dei palloncini bianco-verdi del pubblico dell'Ortigia, alla formazione siracusana che al pallone testo statico di Siracusa affronta per il ritorno del secondo turno il Bayer Dormagen, squadra tedesca. All'andata si sono imposti i germanici con un punteggio non particolarmente pesante, 18-14, quindi recuperabile per la squadra di Reale e Mauceri. Pubblico delle grandi occasioni per il pallone tenso statico. Forse in questo momento contiamo qualche decina di persone in meno rispetto al derbissimo, derby italiano chiaramente, partita importante italiana contro il Bressanone, ma in generale la spicciolata, poi tutto il pubblico tende a riempire gli spalti del tenso statico. Già pronte sotto la nostra postazione le due squadre che vanno al centro del campo per la presentazione ufficiale, quindi fra poco gli autoparlanti daranno la squadra, leggeranno le squadre, io ne approfitto per leggerle. L'Ortigia numero 1 Di Vincenzo, numero 3 Brakočević, numero 5 Milošević, numero 6 Bellavia, numero 7 Attanasio, numero 8 Rudilosso, numero 9 Fusina, numero 10 Bronzo, numero 11 Zanchi, 12 Augello, 13 Rocco, 14 Mauceri. I tedeschi, Bayer Dormagen che ha il numero 1 Andreas Thiel, che è considerato un po' il simbolo della pallamano tedesca, portiere nazionale, è stato anche per diverso periodo di tempo il migliore portiere del mondo. Numero 2 Fitzke, numero 4 Spross, numero 7 Springel, numero 10 Dillong, numero 11 Aschke, numero 12 Klemme, numero 13 Schmidt, numero 15 Scheckerman, numero 3 Anderson, numero 4 Kolas, numero 8 Klemm. Gli arbitri sono i signori Isgoren e Onut della Federazione Turca. Grande striscione, ho scritto Ultra Ortigia che campeggia nella parte alla mia sinistra nella tribuna. Già si piazzano le formazioni in campo, il Bayer Dormagen in completa tenuta bianca bordata di blu giocherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi nel corso della prima frazione di gioco. Al contrario, quindi, risponde da destra verso sinistra l'Ortigia in completa casacca verde con bordi bianco. Vi ricordo gli arbitri, i signori Isgoren e Onut della Federazione Turca. Dovrebbe battere l'Ortigia, visto che la squadra del Dormagen si è già piazzata in difesa. Sembrerebbe un 5-1, già fa capire un po' quale sarà la situazione tattica, almeno dal punto di vista difensivo. Quindi l'Ortigia che invece ha la possibilità di partire con la prima azione. Vi ricordo il punteggio di andata, 18-14 per la formazione del Dormagen. In grande evidenza nell'occasione furono i due stranieri dell'Ortigia, Milošević che segnò 7 gol e Brakočević che segnò altri 4, 2 per Rudilosso e 1 per Fusina. Capocannoniere in quell'occasione per i tedeschi fu Kolmaras, numero 6. Dovrebbe essere tutto quanto. Dovrebbe essere tutto quanto pronto per dare il via alla gara di ritorno del secondo turno di Coppa IHF. Consulta l'arbitro il suo cronometro e parte in questo momento la gara di ritorno con Brakočević in possesso della sfera, Rudilosso, Brakočević piazzato in 5-1 come avevamo previsto, anzi sembrerebbe più una 3-2 in questo momento la difesa della squadra tedesca. Brakočević, Rudilosso cerca l'uno contro uno su Spross, Brakočević attaccato dal numero 10 Dillong. Si interrompe la prima azione dell'Ortigia che riprende dai 9 metri, Mauceri a beneficio di Milošević. Milošević cerca spazio, quindi trova Mauceri in 3-2-1, netta la 3-2-1 della squadra tedesca in questa fase. Milošević, Mauceri, Milošević cercava di servire Bronzo, poi viene ostacolato da Springel. E l'Ortigia che resta in possesso della sfera, quasi già un minuto di gioco. L'Ortigia, ricordiamo, deve vincere con 5 reti di scarto o eventualmente con 4 gol, però facendone segnare al massimo 13 agli avversari. Servizio per Bronzo che entra, palo pieno, peccato.
palo pieno di Corrado Bronzo e parte l'azione del Dormagen con Springel che ha servito Fitzke. Spross, Colmaras, Clem, Anderson, ancora Anderson, Clem, Colmaras, servizio per Spross che poi riesce a servire il compagno di squadra, ancora Colmaras che cerca spazi, va alla conclusione ma l'arbitro aveva già fischiato precedentemente l'azione fallosa di un giocatore dell'Ortigia, quindi si prende ai 9 metri con Fizek, Anderson, Clem, Colmaras, Spross, su di lui ha commesso fallo Rudy Losso. Clem, Anderson, Shakerman, Anderson, Clem, Colmaras, l'arbitro fischia. Dice che il pallone era già andato in fallo laterale, l'arbitro di centro, invece il primo arbitro assegna un fallo a favore della formazione tedesca con Cross che affronta Rudy Losso, Colmaras, Clem, Anderson, Shakerman, Clem, rete di Colmaras, una cannonata imprendibile per Enzo Augello dopo 3 minuti quasi di gioco, 2 minuti e mezzo, in vantaggio la formazione tedesca, vi ricordo gioca in maglia bianca bordata azzurro dalla fisa a destra dei vostri teleschermi, attacca in casacca bianco-verde, classica dei colori siracusani, l'Ortigia in questo momento, Brakočević, Mauceri, veloce allo scalare per Milosevic, chiuso già da un avversario, Paratil sulla sua conclusione, era stato il numero 3 Anderson a bloccare Milosevic. E dai 9 metri riprende Bronzo, Milosevic, fusina su un avversario, Milosevic cerca di scavalcare Dillong, subisce fallo, Bronzo, Milosevic, Mauceri, da notare che Dillong, che è il centro dietro della difesa, non gioca nell'azione d'attacco, al suo posto viene preferito Clem, mentre infatti proprio Dillong, di cui stavo parlando, si è beccato il primo cartellino giallo della serata. Bronzo per Mauceri, Milosevic, problemi chiaramente a servire Fusina che è marcato da Shekerman, Mauceri scalare per Brakočević che ha problemi, Mauceri, Milosevic dalla distanza, Paratil di gran mestiere, il numero uno della formazione del Bayern Dormagen, ricordiamo ben 172 presenze in nazionale, un veterano, Mauceri, Brakočević, funziona male lo scalare, parte il contropiede con Springel, veloce Springel, Milosevic più bravo di lui che poi lo blocca trattenendolo per le spalle. Il cartellino giallo per gioco scorretto ai danni di Nenad Milosevic. In campo fuori Dillong ed è entrato al suo posto Colmaras ed è entrato anche Clem al posto di Springel, quindi azioni difesa-attacco completamente differenti per la squadra tedesca. Alla vigilia della doppia sfida dalla Germania avevano fatto sapere che in questo Bayern non ci sono riserve titolari e chiaramente giocando in attacco e in difesa con due formazioni che sono praticamente diverse, mentre il nazionale svedese Andersson va alla marcatura 0-2 il punteggio dopo 5 minuti di gioco. Già battuto il centro con Fusina in possesso della sfera, Milosevic in questo momento a servire Brakočević dopo che la palla è stata toccata da Mauceri, ancora Brakočević, ancora Mauceri, quindi Milosevic, Fusina, Milosevic, Brakočević, finta di corpo che non inganna però la difesa avversaria che va a chiudere con il numero 2 Fizek sul giocatore serbo dell'Ortigia, Milosevic. Brakočević, palla lunga, Mauceri si cerca in doppio pivot di riuscire a scardinare la squadra tedesca, Brakočević cerca di servire in ponte qualcuno, blocca l'altissimo numero 10 Dillong, il centro dietro della squadra tedesca. Mauceri cerca con di andare via con il pallone, tiro di Milosevic ha parato Till e poi c'è un'entrata di Bronzo che reclama il fallo. Si tratta soltanto di un fallo da 9 metri, non è un fallo da rigore secondo
la coppia arbitrale, ricordiamo i signori Isgoren e Unut della Federazione Turca. Fusila dalla distanza, palla che fa la barba, classica barba al palo alla destra di Till. Ortigia che è andata già due volte alla conclusione, ha beccato un palo e adesso pallone di poco a lato. Intanto si è riempita la tribuna e adesso possiamo veramente dire pubblico delle grandi occasioni. Molta gente che resta anche davanti alle porte. Clem, Anderson, Shekerman. Alcuni cambi tattici, vediamo come cerca di creare movimento la squadra tedesca, c'è un fallo di passi, Clem, quindi l'Ortigia che può ripartire, l'arbitro che ferma tutto perché la posizione doveva essere quella esatta. Mauceri, Milosevic, dalla distanza c'è una palla che viene smorzata da un difensore della squadra tedesca e quindi non è angolo, c'era fallo addirittura danni di Milosevic, quindi prende dai 9 metri, palla già in gioco con Mauceri in questo momento. Milosevic, anzi Brakočević, sono cambiati mano, Milosevic, Brakočević, Mauceri, bella la sua presa al volo, poi peccato me la posso buttare, tiro di Milosevic, gran parata di Till, è quasi il riflesso di un portiere di calcio, grande tempismo del numero uno, non per niente numero uno nazionale tedesca, che è una delle nazionali più forti del mondo. Fizek in questo momento, anzi in questo momento Anderson, Shekerman, poi Anderson, Clem, Kolmaras, Spross, Clem, Anderson, ancora Anderson, Clem, Anderson in doppio pivot, apertura all'ala per Shekerman che va alla conclusione. 0-3 il punteggio, anche il numero 15 Shekerman trova il gol personale, ottavo minuto di gioco, Ortigia Siracusa 0. Bayer Dormagen 3, l'Ortigia doveva recuperare uno svantaggio di 4 gol, adesso lo svantaggio diventa di 7, è cosa certamente ardua. In doppio pivot anche l'Ortigia cerca di scardinare dal centro la difesa, l'altissima difesa tedesca, mandando nel mezzo Corrado Bronzo e Gigi Rudilosso, che tra l'altro sono i due più bassi della squadra siracusana. Mauceri, Brakočević, ha ricevuto un'altra volta da Fusina, Brakočević dalla distanza, palla che sbatte a terra e Till con lo sguardo accompagna la sfera che si perdeva oltre la traversa, ma il numero 3 della formazione dell'Ortigia beneficia di un 9 metri già battuto, e veramente la difesa tedesca piazzata molto bene, una difesa aperta ma molto veloce, del resto giocatori alti, quindi difficile superare con tiri da distanza. Brakočević dentro per Bronzo, fallo su Corrado Bronzo e c'è un cartellino giallo anche per Fizek. Fino adesso ammoniti Fizek, Dillong e Milosevic. Bronzo, è chiamato un time out da parte dell'arbitro, c'è qualcosa che non va, cronometro fermato. Cronometro fermato a 20:58, quindi neppure 10 minuti di gioco. Difese che si affrontano abbastanza buone, soprattutto quello tedesca che ancora non è stata perforata dopo 10 minuti. Invece per 3 volte a gol già la squadra appunto del Bayer Dormagen. Brakočević, Milosevic, Mauceri, Fusina, cerca Fusina di saltare, subisce fallo ad opera di Springel. Mauceri, Fusina abbracciato da Shekerman, altro cartellino giallo alla squadra tedesca che comunque sta difendendo in maniera sostanzialmente corretta. Brakočević, Milosevic, Brakočević in posizione di centrale, Mauceri, Mauceri, Bronzo all'interno, fallo di Anderson ai danni di Mauceri, vede il capitano Fizek come richiama i suoi. Mauceri ha di fronte un muro umano dei giocatori tedeschi, tutti alti, e Springel è il quello più basso, ma è grande progressione Milosevic, Mauceri, peccato, sfortunato nella circostanza Milosevic che ha concluso, palla che dopo la deviazione di Till si è stampata nella base interna della traversa, e il punteggio che resta di 3-0 dopo oltre 20 minuti di gioco, con la Bayer Dormagen in possesso della sfera, con Kolmaras, Clem, Anderson, Shekerman,
Anderson, Clem, Colmaras, Spross, ancora Colmaras, e fallo, vediamo un po' di chi, Corrado Bronzo, cartellino giallo anche per il numero 10, per il numero 10 dell'Ortigia, Colmaras, Fizek, e fallo, mentre Fizek cercava di girarsi. Che Colmaras para Gello, ma non riesce a trattenere la sfera, pallone che si insacca lo stesso alle spalle di Augello, ed è il quarto gol, secondo personale per il numero 6 Colmaras, che era stato anche il miglior cannoniere dei suoi in Germania con 5 reti su 18. Milosevic, è difficile, Mauceri cerca la finezza, Mauceri l'ultimo momento soltanto capisce le intenzioni di Milosevic, Milosevic in questo momento servito da Fusina, va al tiro e para, Tille si reclama un 7 metri, invece parte Spross in contropiede e rete con fallo di Fusina. Fabio Reale giustamente si arrabbia, dissente con la squadra, dissente con gli arbitri. Rei di non avere assegnato un 7 metri per intervento su Milosevic, intanto con questo gol di Spross il punteggio si è portato sul 5-0, dodicesimo minuto di gioco, e a questo punto il passivo diventa veramente pesante per l'Ortigia. Un 5-0 veramente difficile, partita internazionale, si ha a che fare con dei vecchi marpioni della pallamano, vecchi per modo di dire a livello di scuola tedesca, tutta una squadra sostanzialmente giovane, anche se molti di essi hanno già avuto più volte la possibilità di essere chiamati in nazionale, ben 8 nazionali, più qualcuno che è uscito addirittura dal giro nazionale per anzianità. Quindi l'ossatura della squadra tedesca è praticamente questo Bayer Dormagen, e ciò per l'Ortigia è certamente un compito pesantissimo. All'andata ha fatto molto bene l'Ortigia, e parte un'altra volta con Spross in contropiede, poi è Schäkerman a tu per tu con Augello e segna il gol del 6-0, risultato tennistico in questo momento, secondo gol personale di Schäkerman. Pubblico che non carica neppure la propria squadra, in questo momento ci vorrebbe un po' di Ortigia, sembra che neanche mi avessero sentito. Inizia il tifo dei giovani dell'Ortigia. Rudilosso cerca di superare Spross, che lo blocca cinturandolo alle spalle, si riprenderà quindi dai 9 metri. Rudilosso, Mauceri, Milosevic, Fusina, Rakočević che entra uno contro uno su Anderson, poi collabora anche Schäkerman, fatto sta, l'azione viene bloccata. Mauceri, Milosevic, Rakočević dalla distanza e para Till, dopo che la palla era stata deviata da un difensore, ed è Till come chiama la calma, il giocatore esperto, si vede anche in circostanze del genere, sul 6-0 inutile fare partire una seconda fase veloce, e quindi pian pianino, in maniera molto blanda, viene fuori il Bayer Dormagen con Clem in questo momento. Dopo Colmaras, ancora Clem, Anderson, Schäkerman, Clem in doppio pivot la squadra tedesca. Colmaras ha problemi per entrare, bloccato da uno degli esperti a livello internazionale, qual è Rakočević. Anderson, Clem, Colmaras, attenzione al tiro di Colmaras, Bronzo non fa complimenti. Rakočević, Milosevic, Mauceri contro Anderson, entra Mauceri, va alla conclusione, 7 metri per invasione di Anderson sull'attacco di Massimo Mauceri, penalty fischiato dalla coppia arbitrale turca, i signori Isgoren e Unut, Milosevic contro Till, due pilastri, vediamo chi è il più bravo dei due. Parte Milosevic, gol, la fotografia per Till, rete di Milosevic dai 7 metri. E anche l'Ortigia dopo 17 minuti di gioco trova il primo gol. Ortigia 1, Bayer Dormagen 6.
Fizek in possesso della sfera, Spross, Fizek ancora che è tornato dietro, si costringono i giocatori dell'Ortigia a uscire, mentre c'è Cusina che segue come un'ombra Clem, che è il playmaker, fallo ai danni di bronzo, e quindi Ortigia che può ripartire. Mauceri, Brakocevic, Mauceri in velocità, Milosic perde palla sull'attacco di Clem, anzi era di Shekerman. Due minuti a Shekerman. Ortigia che a meno 12-22 può giocare con un uomo in più. Una sostituzione, è entrato un altro gigante con il numero 13 Schmidt. Dovrebbe aver sostituito Springel, che è praticamente il più basso di questa squadra, quindi dovendo giocare con un uomo in meno di movimento. Milosevic, Fusina, e fallo di passi di Fusina, un'ingenuità dell'ala siracusana, e riprende Bayern con Till per Anderson, Spross, ecco Springel che entra in campo, Clem, Schmidt, ancora Schmidt in possesso di palla, Spross, Schmidt, Schmidt, fallo di sfondamento, una spallata di Schmidt a Milosevic, un errore di Mauceri nel rilanciare, riprende il Bayern, Springel, tentativo di apertura che funziona per Clem che sbaglia tutto, incredibile Clem. Mauceri, Rudy Losso che entra da destra e gol! Rete di Rudy Losso. Superiorità numerica, l'Ortigia lo sfrutta andando in gol con Gigi Rudy Losso, punteggio di 6-2 per il Bayer Dormagen. Schmidt, Spross, poi Anderson, Schmidt, Anderson, Schmidt, fallo di passi netto, e l'arbitro fischia con qualche istante di ritardo, ma l'Ortigia recupera il pallone, Brakocevic, gol! Gol di Brakocevic, momento buono per l'Ortigia, rete di Brakocevic. L'Ortigia che in superiorità numerica ha segnato già due reti, tutte in velocità con Milosevic, con Brakocevic, punteggio di 6-3, entra in campo Kolmaras, ma l'entità numerica è sempre la stessa per 3 secondi esatti, dovrebbe entrare in questo momento il giocatore che era stato escluso, non lo vediamo ancora. La palla recuperata da Milosevic, infatti è entrato in campo Shekerman che è già in posizione difensiva, inquadrato non adesso perché era entrato mentre l'azione del Dormagen era ancora in avanti. Fusina, Brakocevic, Mauceri, Milosevic. L'Ortigia è dovuto arrivare sotto di 6 gol prima di spronarsi. Fusina, Brakocevic, Mauceri, difende per linee esterne, vedete la formazione con una 3-2-1 molto elastica, Milosevic attaccato da Spross, difesa 3-2-1 diciamo molto elastica, a tratti sembrerebbe anche una 5-1, una 3-2-1 che va a scacciarsi sui vari lati a seconda dei portatori di palla. Mauceri, buona i suoi passi, Milosevic in velocità e traversa, peccato, due minuti e c'è un 7 metri giusti. L'arbitro ha visto una spinta di Springel ai danni di Milosevic che aveva beccato la traversa in piena, sarebbe stato il terzo legno della partita dopo bronzo lo stesso Milosevic. Fusina contro Till, gol! 21esimo minuto di gioco, Bayern 6, Ortigia 4, Fusina dai 7 metri, incredibile recupero della squadra siracusana. Che ha segnato in soli 4 minuti 4 gol. Guardate, difesa quasi a tutto campo, 4-2. Forse c'era un fallo di passi di Kolmaras. C'era fallo di passi di Kolmaras. Shekerman. E c'è in campo un altro giocatore, e Adischke, numero 11. Forse Brakocevic se ferma Kolmaras. Del resto un'arma che i tedeschi hanno, a parte mentre la scuola migliore, ma anche quella, tiro di Kolmaras, fallo su di lui, il fatto di avere una panchina praticamente lunghissima, Ortigia che non si può certamente in questa partita permettere di schierare le riserve. Shekerman, Kolmaras, attenzione al tiro di sottomisura,
fallo di Milosevic. Ha sbattuto i denti per terra Colmaras, dolorosa la situazione. Pubblico che non è particolarmente caldo, si scalda timidamente. Sicuramente il tifo in occasione di Bressanone-Ortigia è stato di entità nettamente superiore. Partita evidentemente più sentita perché era una partita che riguarda il campionato italiano, unico obiettivo che per il momento la squadra italiana può raggiungere, a parte la Coppa Italia che è stata, che è tornata quest'anno. Colmaras, fallaccio di Milosevic che si becca a due minuti, l'arbitro annulla la marcatura e ora veramente la situazione si mette maluccio per l'Ortigia che senza Milosevic per due minuti, quindi da 7.44 a 5.44. In questo momento sono pari in campo per il fatto che anche il gran gol di Colmaras, una fucilata. Dicevo anche il Dormagen ha un giocatore fuori. Punteggio di 7-4 intanto al 23° minuto. Dai 9 metri l'Ortigia con Bronzo, Brakočević, Fusina, uno contro uno su Scheckerman, Brakočević, Mauceri, ricordiamo Ortigia un uomo in meno e fuori Milosevic, mentre sono al completo quelli del Dormagen, Mauceri si cerca di tenere palla, vedete 3-2-1 schiacciata a destra, anzi a sinistra considerato il versante difensivo del Dormagen. Anderson, Spross, Adischke, Springel, Anderson, Scheckerman, Anderson, Springel, Colmaras, Springel a scalare in velocità e conclusione di Anderson che una fucilata. 4-8 il punteggio, 24° minuto di gioco, Ortigia con un uomo in meno per altri 60 secondi circa. Mauceri in possesso della sfera, entra in campo Zanchi, mi pare che abbia rilevato sì Corrado Bronzo. Zanchi giocatore più esterno rispetto a Bronzo che gioca meglio in posizione lontana dai 6 metri, era un pivot ma impiegato in posizione tutt'altra che di pivot da una vita, quindi e torna fuori Zanchi, al suo posto rientra Bronzo perché nel frattempo Milosevic è tornato in campo, ha scontato la sua esclusione. Mauceri, Bronzo, Brakočević, Rudy Losse in doppio pivot, si gira e palo, reclamano un rigore, 7 metri che arriva adesso per fallo di Spross su Milosevic che se l'è praticamente cercato il fallo perché da quella posizione certamente Milosevic non avrebbe mai segnato, però ha avuto la grande intuizione di portarsi il più lontano possibile, si è trascinato da presso Spross e l'ha ingannato. Milosevic contro Andrea Steele, parte Milosevic, rete. Vedete quando siamo giunti al 25° minuto, Milosevic, quinta marcatura dell'Ortigia, vi ricordo due gol Milosevic entrambi dai 7 metri, uno Fusina sempre dai 7 metri, Rudy Losso e Brakočević. Ora che vediamo la partita interna capiamo il perché nella gara di andata ad esempio Fusina ha segnato un solo gol, Fusina che in Italia segna invece 5-6 gol a partita, è molto difficile giocare contro una difesa così alta. Aschke e rete. Rete di Aschke. Nove a 5 il punteggio per il Dormagen che conferma la netta superiorità non tanto tecnica quanto atletica. Chiaramente il Dormagen si può permettere delle difese che in Italia sarebbero impensabili anche perché sono giocatori più alti, atleticamente meglio preparati. Gran gol di Mauceri in diagonale. Gran gol, Mauceri con una repentina incursione in prossimità dei 6 metri, lascia partire un diagonale che inganna anche l'esperto Till. 6-9 il punteggio, 26° minuto di gioco. Rete quindi di Mauceri.
Anderson intanto, Checkerman, Anderson, Hanschke, Springel, Spross, Hanschke vuole il pallone, vedete, Kollerman, c'è invece il tiro di Hanschke. 6 a 10 in punteggio, 27esimo minuto di gioco. Milosevic, Mauceri, Bronzo, Brakočević, Rudilosso, Brakočević, Mauceri, Milosevic, Milosevic, Fusina, vanno bene le aperture, però c'è Shekerman che blocca sempre prima, Bronzo, gol! Gol per Bronzo che resta contuso nello scontro con Hanschke, anche Bronzo trova la sua marcatura, punteggio di 10 a 7, 28esimo minuto di gioco. Anderson in possesso della sfera, Anderson ancora dalla distanza, spiazzata, Augella, ma ci sono gli arbitri. Anzi, la bambina della panchina dell'Ortigio, vedete, Reale che contesta qualche decisione degli arbitri. L'arbitro sembra dire che abbiamo visto tutto quanto, quindi siamo convinti della regolarità. Rete di Anderson, se non mi sono sbagliato, esattamente al 28esimo esatto, quindi punteggio di 11 a 7. Milosevic dalla distanza, anche il bravo Till non può nulla sul tiro di Milosevic, primo gol su azione. Springel, Spross, Springel, Kolmaras, ancora Kolmaras, Spross, Springel, Anderson, Checkerman, Anderson, Springel, Kolmaras, servizio per Hanschke, funziona l'apertura in velocità e Hanschke in posizione da pivot, posizionato verso l'ala sinistra, va a trovare la marcatura, la dodicesima marcatura, 18 il punteggio. Rete ancora di Hanschke, terzo gol per lui. Milosevic, Fusina, Milosevic, Mauceri, Brakočević, Rudilosso, Brakočević, Mauceri, Mauceri, Bronzo, Milosevic, Brakočević, peccato, 7 metri, fallo, 7 metri, fallo su Brakočević, momento della conclusione, era stato un'altra volta sfortunato il serbo dell'Ortigia, la palla si era stampata sul palo. Punteggio 18, 36 secondi alla fine, 35, scorre il tempo, Milosevic contro Till, parte Milosevic, gol, palla sotto le gambe, ed è la rete del 12-9, praticamente all'ultimo minuto di gioco. Diciamo che l'Ortigia sperava di poter ribaltare il punteggio, ancora c'è un tempo da giocare, con le tre reti però da recuperare. Anderson, Springel, Kolmaras, ancora Springel, marcatura a tutto campo, quasi Springel, Kolmaras dalla distanza, Paraugello, Brakočević, Milosevic, Mauceri, un secondo alla fine, è finita, no, vediamo un po' che succede, due minuti Hanschke proprio sul finire del tempo, gli arbitri mandano le formazioni e gli spogliatoi, si direbbe, se ci fossero gli spogliatoi nell'impianto di Siracusa. Si conclude quindi la prima frazione di gioco, 12-9 come inquadrato dalla nostra telecamera di Daniele Bardaré, e ne potremmo approfittare anche prima di passare al secondo tempo di dare uno sguardo al pubblico veramente abbondante in questa giornata per questa partita valevole quale gara di ritorno del secondo turno di Coppa IHF. Tutto per il momento, fra qualche istante la ripresa di Ortigia Bayer Dormagen. Ebbene, con il giocatore del Dormagen in possesso della sfera riparte il secondo tempo, si tratta di numero 8 Klemm, il regista della squadra, lui in possesso del pallone per questo secondo tempo di Ortigia Bayer Dormagen. Ricordo il termine della prima frazione di gioco, 12 gol per il Bayer, 9 per l'Ortigia.
qualche secondo ancora, vediamo la coppia arbitrale quando darà il via. Sono i signori Isgören e Onut della Federazione Turca. Parte in questo momento Klem per Springel. Spross inizia a questo punto da parte dell'Ortigia il tentativo di seguire il miracolo, di recuperare i tre gol che la vedono in svantaggio qua a Siracusa e i quattro che l'hanno visto perdere a Dortmund in Germania. Springel, difesa più aggressiva quella dell'Ortigia in questo secondo tempo. Springel, ricordiamo che con un uomo in meno per due minuti da Adaschke, il Bayer Dormagen, per i primi due minuti del secondo tempo si è beccato un due minuti infatti Adaschke a tempo scaduto. Possesso del pallone Andersson, nazionale svedese, pallo di Nenad Milosevic su Andersson, Klemme, Andersson, Schekerman, Andersson, Springel, Springel cerca spazi, Andersson va alla conclusione, pallo di sfondamento. Vediamo un po' se viene battuto questo penalty già fatto, questa punizione. Rakocevic è rientrato in campo, non Adaschke, ma il numero 10 Dillon che praticamente sostituisce Adaschke. No, non è ancora entrato, visto male, c'è stata soltanto una sostituzione. Rakocevic, Milosevic, Mauceri. Mauceri cercava di servire Fusina, aveva superato in quel modo, avrebbe superato la difesa, avrebbe ingannato la difesa, ma lo stesso Mauceri ha subito fallo da Schekerman. Rakocevic, Rudi Lossu, qualche secondo ancora per sfruttare la superiorità numerica. Milosevic, Mauceri, Rakocevic dalla distanza, para Till, rimessa laterale in favore della squadra siracusana. Rudi Lossu, bronzo, 8 secondi ancora di superiorità numerica. Milosevic dalla distanza, traversa piena, non prende il pallone Rakocevic, parte Springel, c'è un fallo di doppia, l'arbitro lascia correre, Spross dalla distanza e para il pallone. Il punteggio che resta sul 12-9 dopo 2 minuti e 15 di gioco. Fusina, Milosevic dalla distanza, fallo su Milosevic, palla che ha fatto la barba al palo alla destra di Andreas Till. Bronzo in possesso della sfera, chiesto che venga asciugato il pallone da parte di Bronzo. Time out quindi a 27-29 da giocare, quel pallone tenso statico di Siracusa per la gara valevole quale partita di ritorno del secondo turno della Coppa IHF, la corrispondente sarebbe della Coppa UEFA del calcio, tanto per intenderci. Ricordiamo che nel primo turno l'Ortigia ha superato l'Eti Biscuglieri, formazione turca, e ora l'Ortigia neanche a farlo apposta è capitata una coppia di arbitri turchi. Tiro di Mauceri. Rakocevic, Milosevic, Fusina, apertura funzionata a sinistra e gol, palla che addirittura si incastra nella rete. Fusina che riceve i complimenti dai compagni di squadra. 12-10 il punteggio dopo oltre 3 minuti di gioco. Rete quindi anche per Sandro Fusina e il secondo gol per lui, aveva segnato un 7 metri. Dormagen sempre in possesso di palla, Andersson ancora, Andersson dalla distanza e rete di Andersson. Punteggio che si porta sul 13-10, ancora 4 minuti scarsi da giocati nel corso del secondo tempo. Rete quindi di Andersson, quarto gol personale. Mauceri, Milosevic, Fusina bloccato da Schekerman. Riparte l'Ortigia, Mauceri, Rakocevic,
Milosevic, vedete come difende per linea esterna l'Ortigia, Bronzo, Milosevic, dalla distanza, palla troppo alta, ma ha subito fallo Milosevic. Mauceri, Milosevic. Milosevic, dentro per Bronzo, bellissima! Bellissima l'azione! L'intuizione di Milosevic a servire Bronzo. Gol difficile da realizzare, il secondo gol di questa partita per Corrado Bronzo. Punteggio di 13-11 dopo 5 minuti di gioco. Time out chiesto all'arbitro. Gli arbitri invitano Fabio Reale a sedersi. Ora sta a vedere se il regolamento della pallamano prevede o no la possibilità che l'allenatore possa camminare almeno lungo la panchina, lungo quella che è l'archetto della panchina. 2 minuti a Bronzo e adesso gli arbitri incominciano a diventare severi nei confronti della squadra che perde. Sul cocchio del vincitore, giustamente l'arbitro, fuori Bronzo per 2 minuti. Al solito chi protesta di più è Enzo Comitini, perché tanto non penso che l'arbitro si prenda la responsabilità di espellere un medico, e quindi Anderson, attenzione, rete. Altro gol di Anderson, il quinto personale, punteggio di 14-11 al sesto minuto di gioco, ma ricordiamo che l'Ortigia gioca con un uomo in meno. Mauceri, Milosevic, Fusina, fallo di Shekerman, si prende 9 metri, Fusina, Milosevic, Mauceri, Brakočević, Rudilosso, Brakočević, qualche problema, Mauceri senza pivot, l'Ortigia, Milosevic, e fallo che viene segnalato sempre con ritardo, fallo di Dillong ai danni di Milosevic. Fusina, fallo di Anderson in questo caso. Fusina, Milosevic, Brakočević, Mauceri, ancora Brakočević, Milosevic dalla distanza, palo pieno, sfortunata anche l'Ortigia, recupera un pallone Fusina che palleggiando va via, Rudilosso, Fusina tutto in velocità, Brakočević, gol! Gol del numero 3 dell'Ortigia, Brakočević, che ha ricevuto i complimenti di Mauceri, adesso di Fusina, primo piano meritato per il giocatore serbo, ma anche per Fusina che ha fatto sicuramente una sgroppata palleggiando, palla al piede, triangolando con Rudilosso. Secondo gol di Brakočević in questa gara, punteggio di 14-12. E attenzione, 7 metri per fallo su Clem. Fallo del resto che c'è. Time out, vediamo cosa succede. L'arbitro ferma per fare battere i 7 metri senza che scorra il cronometro. Springer contro il gel, parte Springer, rete. Ottavo minuto di gioco, 15-12 il punteggio, rete di Springer dai 7 metri, il primo 7 metri se non mi sbaglio, che batte la formazione tedesca. Fusina dentro per Bronzo e rete, altra azione difficile dell'Ortigia, orchestra bene Fusina e poi Bronzo inquadrato da un'altra volta da una posizione difficile a segnare il gol. Penso che di 15-13 Anderson, Shekerman, Anderson, Clem, c'è Fusina che tiene a bada a Kolmaras, cerca di girarsi in qualche modo Fizek, subito fallo, siamo ai 9 metri con Clem, Anderson, Shekerman, Clem, in questo momento Anderson della distanza, Paragello, recupera Mauceri, Brakočević, Milosevic, Rudilosso, apertura a destra, Rudilosso,
e rete di Rudy Loss, due minuti giusti, due minuti per Sproff. Gran gol di Rudy Loss, bellissimo. Nono minuto di gioco, 15-14, rete di Luigi Rudy Loss. Secondo gol per lui in questa partita. Mentre l'Ortigia in superiorità numerica per due minuti di esclusione decretate i danni di Spross. Anderson, il pubblico anche si scalda. Anderson, fallo del muro difensivo dell'Ortigia. E non saranno i 2000 di Dori, ma certamente il pubblico siracusano si fa sentire. Shakerman, Anderson, Springel che è già rientrato. Springel, Clem, Anderson, Shakerman, rete. Stava resistendo bene l'Ortigia, incredibile, in superiorità numerica. Ortigia becca il gol del 16-14. Lo sbagli che forse andrebbero fatti, opportunità che andrebbero sfruttate meglio, ma del resto la squadra tedesca, soprattutto dal punto di vista atletico, come abbiamo detto nel corso del primo tempo, è nettamente superiore all'Ortigia, quindi essere con un giocatore in meno a volte non è che sia una granché di differenza. Brakočić, Rudy Loss, Brakočić, Bronzo, lui rubano il pallone, mentre no, era anzi Mauceri, mentre si catapultava dalla linea dei 6 metri. Oceri, Milosevic punta Shakerman, apertura per Fusina, peccato, perde il pallone Fusina, peccato veramente. Till va alla rimessa tranquillamente, 19 esatti da giocare in questo momento. Bayer Dormagen in possesso di palla, Clem, Anderson, Shakerman, Anderson, Springel, Anderson, attenzione al tiro, rete. Tiri decisamente forti, due minuti. Due minuti a Bronzo, il secondo, due minuti per lui. Con rete del 17-14 da parte di Anderson. Gol personale. Milosevic, entra Milosevic di potenza, l'arbitro gli annulla il tiro e Milosevic è mani dietro, giustamente deve stare attento, va a dire qualche cosa all'arbitro. E Milosevic è stanco della situazione arbitrale. Batte Fusine. E c'è un'interruzione un'altra volta dell'altro arbitro. Vediamo, si recano vicino al tavolo della giuria o vicino alla panchina dell'Ortigia, tutto sotto di noi. Ha ammonito Fabio Reale nella circostanza. Fabio Reale che aveva protestato. È partita che si scalda oltremodo. Gli arbitri ancora non è che siano molto convinti della situazione. Ecco, in questo momento Milosevic contro Springel. Milosevic, mai abbiamo visto reagire Milosevic in quel modo. Presidente sente, si è arrabbiato perché ha subito un fallo senza forse lui commettere la classica infrazione di passi che in genere si commette dopo aver subito un fallo al momento di una conclusione. Brakočić e... fallo su Fusina che cercava di proiettarsi sul servizio di Brakočić. Mauceri, Milosevic, Brakočić, Milosevic, Fusina e fallaccio di Acke che meritava forse una sanzione maggiore del semplice 9 metri. Milosevic
contro Dillong, lo riesce a superare, cerca poi di servire Ludilosso, chiuso da Springel, e fallo giusto finalmente, l'arbitro comincia, no, giustamente fa secondo due minuti a Spross nel secondo tempo per un fallo plateale ai danni di Ludilosso, che in questo momento è in possesso della sfera. Rakočević, Milošević, Mauceri, Fusina, Mauceri dovrebbe rientrare bronzo da un momento all'altro, Rakočević, questo momento Milošević come un treno, peccato, traversa, sfortunata anche l'Ortigia, ha beccato 5 legni con questo, e anche la fortuna va tanto a favore della formazione siracusana, che già deve subire chiaramente una squadra che è decisamente superiore anche per tradizione. Anderson e Clem, Springel, Clem, ancora Springel, si scambiano i due nella posizione di campo, Springel che va a fare il centrale, Clem, apertura su Anderson, ancora Clem, Springel, schierata in 6-0 la difesa dell'Ortigia, e fischia un passivo l'arbitro, si porta Springel il pallone, questo sarebbe fallo da due minuti, ha allontanato il pallone dal luogo dove si è commessa l'infrazione. Rakočević, Ludilosso, Rakočević punta gli avversari, tiro, paratil, peccato, conclusione forse un po' troppo avventata, e si felicita con se stessa Till, qualche mortaretto dentro un pallone tenso statico, si deve stare attenti, pallone tenso statico, non c'è il cemento come negli stadi, è legno e gomma, quindi è plastica, si deve stare attenti. Anderson, Clem, Springel, Clem, sicuramente quella tedesca molto più in difficoltà, la squadra tedesca in questo secondo tempo, Springel, Clem dalla distanza, palla fuori, era spiazzato Augello nella circostanza, gli è andata bene. Rakočević, c'era bronzo solo, ma apertura per Ludilosso, gol! Rete di Gigi Ludilosso. 15° minuto di gioco, 17-15 il punteggio, rete di Ludilosso. Il primo tempo si era concluso con 3 gol di scarto in favore del Dornan, che ora il passivo è di 2 reti, quindi praticamente un quarto d'ora per recuperare un gol, certamente non molto, ma del resto c'era poco da sperare. Anderson, parata di Augello, Mauceri attaccato fallosamente da Spross, terzo, due minuti, è il terzo due minuti per Spross, fuori Spross, numero 4 della formazione Dorina. Vediamo se gli arbitri si accorgono che è il terzo due minuti. Sì, cartellino rosso perché il giocatore raccoglie le sue cose, vediamo se la camera riesce a inquadrarlo un po' angolato, numero 4 Spross, vede, si mette la tuta e abbandona il campo, 3-2 minuti, tutti e tre maturati nel corso della ripresa. A proposito di cartellini rossi, deve stare attento anche Corrado Bronzo, che ne ha 2 di esclusioni temporanee, quindi Ortigia che a 13:59 dal termine del primo tempo giocherà in superiorità numerica, ne ha avute abbastanza la formazione di Reale, 5 di cui 3 nella ripresa, tutte i danni di Spross, perché l'arresto si è reso colpevole di falli talmente plateali che era pressoché impossibile non dargli un 2 minuti, poteva passare forse per un fallo a tiro, ma il fallo su Ludilosso nella un'azione in una rimessa dai 9 metri, e questo bloccato Mauceri, schiantato al suolo solo per fargli perdere poi magari un secondo di gioco, falli troppo plateali. Ludilosso, Rakočević, Ortigia con un uomo in più, deve approfittarne, 2 reti da recuperare, Milošević, Mauceri, Rakočević, para Till, e Dillong controlla mentre Andrea Still riprende. Errore di Rakočević, forse andare alla conclusione, già la seconda volta che va a una conclusione che sembra senza grosse pretese. Clem, Shekerman, Clem, Anderson, vedete, mentre Kolmaras praticamente non ha...
parte Luca Mania per alzare il livello tattico di una squadra, quella del Dormagen, che ricordiamo fa parte del gruppo Bayer, famosa per l'aspirina. Gruppo Bayer che ha addirittura la bellezza di 32 società di sport differenti. Ci sono le squadre di calcio, la classica Bayern München, ma in diverse discipline la Bayer è presente, e il Dormagen rappresenta, diciamo, la gemma per quanto riguarda la pallamano. Da soli 5 anni nella Bundesliga, cioè nella massima categoria tedesca, al campionato federale tedesco, però è già intenzionata a fare parlare di sé, considerata già una delle migliori squadre del suo paese. Davanti in questo momento Clem Anderson, Schmidt aveva anche toccato il pallone, posizione di ala, Clem finta un fallo praticamente. Dragocic chiede scusa, ma io non ho visto il contatto. Colmaras blocca Bronzo. Anderson, Schmidt, Anderson, Springel, palle a tagliare, e c'è qualche fallo, mentre rotolazione, emozione veloce, con palloni che tagliavano praticamente il versante d'attacco della squadra tedesca. Springel, Bronzo e Rudi Losso in cooperazione bloccano il numero 7 della squadra del Bayer Dormagen. Già battuto il fallo con Schmidt, ora Anderson, adesso sulla sfera, ora Colmaras. Vediamo un po', c'è un fallo. Cade Colmaras che ha fatto male alla gola. Colpito Colmaras e Till addirittura va a dire qualche cosa a Bronzo. Due minuti a Till, giusto? 2 minuti ad Andreas Till. C'è stato fallo di Bronzo ai danni di Colmaras. Till è andato a dire qualche cosa a Bronzo, si è partito dalla porta. Il fiscalismo arbitrale, che quantomeno nella circostanza c'è una moneta in campo, c'è una moneta in campo che gira, e in questo momento vedete la va a raccogliere il numero 3 Anderson. C'era una monetina in campo. Balla ancora in campo questa monetina, c'è Daniele Bardaré che la sta inquadrando. Ora bisogna vedere se questa moneta sia arrivata dal pubblico o meno. Anderson evita di darla al tavolo di giuria, la butta soltanto fuori. Non è molto professionale, devo dire. Del resto la qualificazione della squadra tedesca non è in discussione. Da parte di Anderson, se avesse portato questa monetina agli arbitri magari poteva far provocare qualche sanzione inutile, anche se non mi pare che la monetina non ha colpito certamente nessuno. In porta col numero 12 c'è Clemme, ma non confondere con Clem, sono due giocatori differenti. Clemme, numero 8, Clemme con la E finale, il numero 12 Clemme in questo momento in possesso del pallone. Anderson, Fizek, Springel, Anderson. Vede come difende adesso per linea esterna l'Ortigia, approfitta della superiorità numerica. Springel, Anderson, Schmidt, dentro per Fizek, pallonetta, gol. Il peggio che si porta sul 18-15, ventesimo minuto di gioco, non si segnava ormai da 5 minuti. Qui è la pallone tenso statico, vi ricordo che questa è la partita valevole quale gara di ritorno del secondo turno di Coppa IHF. L'andata si è imposto per 18-14 in Dormagen, gran gol di Milosevic. Rete di Milosevic, il primo gol di Milosevic nel secondo tempo, punteggio di 18-16 con 10 minuti e 2 secondi da dover giocare. Pallone tenso statico. Springel, Clem, Springel, Fizek, Springel, Schmidt, Anderson, Springel. C'è fallo di Fizek, visto l'arbitro. Ortigia in avanti con Brakočević,
e Rakočević un'altra volta si fa parare il tiro, terza volta di fila, ne prova a dare la conclusione in penetrazione dai 6 metri. Bronzo, Milosevic, Mauceri, Milosevic, Milosevic come un trattore, subisce a fallo da Dillong, si riprenderà dei 9 metri e ha sbattuto la parte inguinale, portiere, il numero 12, Clemme. Chiaro, qualche problema per lui. Fusina, Mauceri. Mauceri allontanato dalla linea di 6 metri da Dillong. Sta per scadere, stanno per scadere i 2 minuti che hanno visto Andrea Steel fuori dal campo per un'esclusione. Rudilosso, Brakočević, attenzione. Bisogna approfittarne, Brakočević perde il pallone sull'attacco di Dillong. Bronzo, Milosevic, Mauceri. Milosevic, Brakočević, Milosevic, Mauceri, Mauceri, penetrazione, gol! Gol di Massimo Mauceri. Intento 18-17, sempre in superiorità numerica per l'Ortigia, con 8 minuti e 14 da giocare. Torna in campo. Prendendo un po' esempio da quello che si fa nella pallacanestro, ed è fischia in maniera sonora la squadra in attacco nel tentativo di distrarla. Fallo di Brakočević su Kolmaras. Kolmaras in possesso della sfera. E fallo su Springel di bronzo, con Springel che cercava di recitare anche un pochino. Fizek. Clem, Anderson dalla distanza para, Augello recupera bronzo, bronzo chiuso dagli avversari, riesce l'Ortigia a venne fuori, Mauceri, Mauceri, bronzo, Brakočević, l'Ortigia che punta, l'Ortigia piacerebbe vincere la partita al di là della qualificazione o meno per un fatto di soddisfazione, perché mai una squadra italiana ha battuto una squadra tedesca. Mauceri, Rudilosso, Brakočević, Milosevic, dalla distanza, palla fuori ma fallo sul serbo. Bronzo, Milosevic. Se ne va Fusina, se ne va Fusina. Ah, peccato. E 23 al termine, applauso da parte della panchina dell'Ortigia, anche del pubblico per Sandro Fusina, mentre il Bayer Dormagen è in possesso di palla. 6 minuti e 11 da giocare, 18-17 per il Dormagen, ma sfuma la possibilità della qualificazione, anche se non la possibilità quantomeno di vincere. Rete intanto di Fizek, 19-17 il punteggio. A 5.55 dal termine. Fusina, Milosevic, Brakočević, Rudilosso, Brakočević, Mauceri, Mauceri, Brakočević, finto un passaggio, poi palla a tagliare per Milosevic, Mauceri. E riesce il Dormagen a uscirne fuori. Schmidt contro Augello, rete di Schmidt, primo gol per lui. Punteggio di 20-17, 5-16 da giocare. Rischia di sfumare anche la possibilità di pareggiare almeno. Ricordiamo che l'Ortigia riuscì nel 90 a pareggiare, anzi nell'autunno dell'89 riuscì a pareggiare con il forward di Francoforte sull'Oder, squadra della ex DDR,
Repubblica Democratica Tedesca, Germania dell'Est, e fu già quella un'impresa storica, un 18-18 qui a Siracusa. Era un'ortigia completamente differente, c'era Zoffo ancora a quei tempi e qualche scaramuccia tra Schmidt e Bronzo. Difficile dire chi ha ragione, Schmidt ha fatto fallo su Bronzo, Bronzo ha risentito dell'azione di Schmidt che poi gli è anche caduto addosso e non deve essere piacevole, visto che il numero 13 è un giocatore altissimo e quindi deve essere anche pesante. Mauceri, Rakočević, Mauceri, Milosevic dalla distanza, è incredibile, incredibile. Questa poi l'arbitro prende una topica pazzesco. E con il che va per monetina, è arrivata un'altra monetina in campo e ne arrivano diverse. Sembra una gettoniera diventata il campo. Si rischia adesso, si rischia di vedere speciale costruimento dopo. Intanto entra Springel e va un gol. Speriamo che i tifosi mantengano la calma, anche perché Andrea Stilla ha commesso il grave errore di sbeffeggiare l'ortigio dopo il palo pesta fuori che praticamente si è verificato sul tiro di Milosevic. La sfortuna e il problema è che non c'è neppure forza pubblica, se non mi sbaglio, almeno non si vede all'interno del campo. E l'invasione sarebbe facile, speriamo che non accada nulla, anche del resto il pubblico siracusano, quello della pallamano, si è sempre comportato discretamente bene, magari qualche parola, qualche coro, ma mai, non si è mai arrivati alle mani, almeno per quanto riguarda la pallamano, almeno per quanto io mi ricordo in 5 stagioni che seguo la pallamano. Qualche parola, dicevo, magari nel caso del derby con l'Enna, che era classico perché venivano anche i tifosi ennesi, ma poi non succede nient'altro. Intanto sentite, no, forse non riuscirete a sentirlo, fatto sta che ci sono monetine che piovono in tutte le maniere, infatti l'arbitro ha per il momento sospeso la gara. Il pubblico, c'è una parte di pubblico, forse quello impaurito che accada qualche cosa, che lascia anzitempo il pallone del suo statico. E altro che si addensa vicino nella posizione dove c'è Till. Ovviamente ha commesso un gravissimo errore per quello che dovrebbe essere uno dei, per quello che è stato uno dei più forti portieri del mondo, 172 presenze in nazionale tedesca, cioè significa una delle migliori nazionali del mondo, e fare quel grave errore, quella leggerezza di prendere in giro Milosevic davanti a un pubblico che non pretendeva la qualificazione, ma quantomeno vedere un buon successo da parte dell'ortigio, un buon risultato. 21-17 il punteggio, 3-13 il pubblico che incoraggia l'ortigia, pubblico inquadrato in questo momento che incoraggia l'ortigia invitando la vittoria del tricolore, augurandosi la vittoria dello scudetto. Ricordiamo che l'ortigia, che avrebbe dovuto giocare contro il Bologna nel sabato pomeriggio in cui stiamo realizzando questa telecronaca, è prima in classifica al comando con 10 punti su 12, quindi quasi a punteggio pieno. Rudilosso, Milosevic, Rakočević, Mauceri, Milosevic che entra e para Till. E Till esulta un'altra volta, deve stare attento a questi comportamenti plateali. Si finisce per rizzare il pubblico. Al termine, 21-17 il punteggio. Riparte in questo momento l'azione con Pizze che è in possesso della palla. Anderson, ancora Anderson che ha scambiato con Schmidt più volte. Springel, Adschke, Springel, Klemm, Anderson, Schmidt, Klemm, Klemm in questo momento, Springel, Anderson, Schmidt, Anderson, Springel, Anderson, Schmidt e la girella che funziona ai danni di Augello. Rete di Schmidt, numero 13 per lui, secondo gol in questa partita. 22-17 il punteggio sempre in favore del Bayer Dormagen. Milosevic, Rakočević, Mauceri, Rudilosso, Mauceri, Rakočević, Milosevic, Fusina,
Milosevic, Vrakočević, dalla distanza, palla deviata da un difensore, c'è autorete, comunque gol che attribuiamo a Vrakočević. 22-18 il punteggio, 1:48 da giocare. Ho creato un oggetto in campo, vediamo di che si tratta. Non mi è sembrato niente di grave, ma comunque. L'arbitro ha interrotto il gioco, è Bronzo che va a invitare il pubblico. Infatti in questo momento l'azione, partita che è durata tantissimo veramente, iniziata puntuale, durata molto. Fusina, contropiede, Milosevic, Vrakočević e segna Vrakočević. 22-19, 1:21 dal termine. Springel, Klemme, Anderson, Schmidt, Anderson, Klemme, Springel, Adschke, Springel, in 5-1 la difesa dell'Ortigia, 5-1 indiano, a controllare per lo più Klemme, evitare che si porti al tiro, servizio per Fizek che non funziona, parte il contropiede, Fusina contro Till, è gol! Gran gol di Fusina in contropiede. 20-22, 43 secondi dal termine. Riparte il Bayer Dormagen con quella che potrebbe essere la sua ultima azione d'attacco. Springel, Klemme, Anderson, Schmidt, Anderson, Klemme, Springel, Aschke, poi ancora Springel, Klemme dalla distanza, palo. Mauceri, palla troppo lunga per Fusina, recupera Till, vede che perde tempo. Serve un compagno, partita ormai finita. 9 secondi al termine, 22-20 per il Bayer Dormagen. Palla che fa la barba al palo, un secondo al termine, pallone troppo lungo per Bronzo e finisce al pallone a testo statico di Siracusa. Bayer Dormagen batte Ortigia 22-20 nella gara valevole, quale partita di ritorno del secondo turno di Coppa IHF. Il Bayer Dormagen si era imposto con il punteggio di 18-14 della gara di andata, vince anche la partita di ritorno e quindi si qualifica per i quarti di finale. L'Ortigia a testa altissima sicuramente per il gioco, per la grinta che ha saputo esprimere in questa partita, esce di scena. Un applauso anche al pubblico che sicuramente ha fatto una grande parte, una buona prestazione potremmo dire anche da parte del pubblico. Dicevo, quindi Ortigia che esce a testa altissima da questa competizione per la formazione di Reale, resta la possibilità della Coppa Italia e soprattutto il campionato che vede ancora un Ortigia ai vertici nonostante la squadra sia abbastanza cambiata. È tutto da Fabio Privitera, ringrazio Daniele Bardere, ci risentiamo in un prossimo appuntamento di Palla a Mano che riguarda o l'Ortigia o Leos Siracusa. Arrivederci.